il video ce lo fa vedere al contrario, A2A in Napoli. Napoli, innamorati della nuova energia. Ma che cos'è A2A? A2A è una società di Milano e di Brescia, società elettrica, come ce n'erano anche a Napoli, la SME e la Volturno. Ma A2A ha potuto continuare a lavorare, invece le due napoletane sono state rese pubbliche e la SME, la Società Meridionale Elettricità, pensate un po', è andata a salvare società di Milano come Motta e Alemagna. Quindi noi siamo nell'assurdo che quando si è nazionalizzata l'energia elettrica con l'Enel 60 e più anni fa, le città del nord come Brescia, Milano, Torino, Genova, Bologna e Roma hanno avuto la possibilità di continuare a produrre energia elettrica, mentre Napoli si è trovata sottratta della sua energia e con i soldi ricavati si sono andati a salvare, come ho detto, aziende milanesi come appunto la Motta, che aveva proprio il Duomo nel simbolo, Alemagna, Star, eccetera. Non è successo così per esempio a Torino, dove pure erano due, una è rimasta la società di Torino, l'altra si chiamava Società Idroelettrica Piemontese, la SIP, e come chi è anziano come me ricorderà, è una società che è diventata poi quella Telefonica Nazionale. Quindi noi pagavamo Torino quando usavamo il telefono, Milano quando compravamo un panettone, e adesso ci dicono che dobbiamo essere ben felici di pagare il Comune di Milano, di arricchire il Comune di Milano e il Comune di Brescia, che sono azionisti insieme al 50% di A2A, con la nostra energia da Napoli. È andata così? Va bene, l'importante è saperlo, ma addirittura innamorarci di ciò? Veramente no. Grazie.